Mentre le squadre fanno il loro ingresso in campo, Di Guglielmo, che fino alla scorsa stagione è stato il capitano dell'Empoli. Pallone che trova Ove dalla fascia opposta. Prova il cross la norvegese, Corelli in area, poi Serturini la finta, il sinistro ci mette i guanti Ciccioli. Linari e Giuliano, barriera a 4 per Ciccioli. Parte Giuliano, il destro, ci arriva Ciccioli, mette in tuffo in calcio d'angolo, altra chance per la Roma. 9 come Asia Bragonzi. Questo spicchio di Serie A Team Vision, Dompig la posizione regolare, entra in area olandese, Dompig il destro, passa in vantaggio l'Empoli, trova il gol con Chante Dompig, 1-0 per la squadra toscana, si sblocca la partita al minuto numero 39 allo stadio Tre Fontane, ha provato a rincorrerla Elena Linari che era in ritardo. Pallone, lo scarico per Bellucci, prova a uscire Giuliano, poi Pettenuzzo come un gladiatore, Corelli in area di rigore, la finta a rientrare, Corelli prova il sinistro, pallone alto di poco, grande occasione per il pareggio per la Roma dopo 3 minuti del secondo tempo. Poi il duello, perde il pallone per l'intervento di Nichele, Cinotti, Roma senza 3 giocatrici, prova Cinotti il sinistro, ci arriva Lind, erano rimaste Giuliano, ci prova la Roma, Giuliano sulla sinistra per Ove, si sta accendendo la norvegese, va via ancora bene a Monterubiano, entra in area di rigore Ove, si accentra, prova il destro, pallone non lontano dall'incrocio dei pali, grande iniziativa, sbaglia il passaggio, Greggi il sombrero su Cinotti, poi Ove, Lazzaro, Greggi, buono il tocco per Ove sulla sinistra, entra in area di rigore la norvegese, il cross basso e il gol della Roma, il pareggio della Roma con Bergersen, la norvegese, nuova entrata, trova il pareggio con un piatto destro sulla grande iniziativa da parte di Ove, Bergersen con il piatto destro ha messo il pallone alle spalle di Ciccioli che non ha potuto nulla. Allo stadio Tre Fontane, chiama lo schema Manuela Giuliano, arriva il cross, non ci arriva Lazzaro, poi Pettenuzzo sulla linea aderita, incredibile salvataggio, vale un gol questo del numero 14 dell'Empoli. Il salvataggio di Derita, altro angolo di Giuliano, cross basso, pallone che filtra, poi Bellucci in qualche modo circondata da avversari, finisce a terra Lazzaro, calcio di rigore, incredibile, al minuto numero 96, calcio di rigore per la Roma. Bellucci, rivediamo, pallone che resta lì, l'anticipa Paloma Lazzaro. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Linari, il destro, pallone in gol, 2-1 per la Roma al minuto numero 98 per abbracciare il numero 32 che aveva festeggiato un anno di militanza in giallo-rosso. Di Guglielmo sulla bandierina dell'angolo per guadagnare tempo, perde il pallone ma arriva il triplice fischio del direttore di gara, esulta in ginocchio Elena Linari, la Roma vince e rimonta 2-1 contro l'Empoli.